intanto la sgroppata dalla sinistra da parte di Kostic, che poi cede il pallone per il cross, batto, arriva e Kane porta in avvantaggio la Juventus al settimo minuto, centro dalla sinistra, e questa volta Kane non può fare lo stesso errore del derby, non può sbadigliare la porta, l'ha messa come si deve, con il piatto, esultanza sotto la curva, abbastanza rabbiosa, ma poi si è sommerso dai compagni. Moise Kane segna il gol e quindi la prima scelta di Allegri, che aveva suscitato qualche perplessità, comincia a pagare. Sì, c'è stato un ballottaggio Kane Milik per tutto il pomeriggio. Kane è stato molto bravo in questo caso a girare dietro al difensore dell'Empoli ed andare a insaccare. Ottima la scelta di tempo, era proprio De Winter che era in marcatura su Kane, che si è fatto girare. Kane ha schiacciato il pallone con il piede al limite dell'area piccola, nulla da fare in questa circostanza per Vicario. E Kane, che come dicevi giustamente tu, si prende una piccola rivincita rispetto alle critiche che gli erano arrivate per gli errori commessi durante il derby. E allora si è sbloccata dopo 8 partite partita dello Stadium, con Moise Kane che ha portato in vantaggio la Juventus all'ottavo minuto. Ottimo il centro di Kostic, giocatore che sta crescendo sempre di più dalla destra. Direi da rivedere la marcatura di De Winter, sì, che dovrebbe conoscerlo. Kane in pratica, Kane gli è sbucato da dietro, con il piatto ha colpito Vicario, non avrebbe potuto fare niente. La marcatura di De Winter mi ha lasciato un po' perplesso. Eh sì, l'abbiamo parso che vi sia stato l'intervento di nessun giocatore della Juventus, corretta direi anche in questo caso l'interpretazione della squadra arbitrale. Angolo per la Juve, palla in aria, colpo di testa, rete, ed è Bacchetti che segna di testa la sua specialità, giocatore non particolarmente alto ma bravo di testa, e qui la difesa dell'Empoli su calcio d'angolo piazzata lascia un po' desiderare. Al decimo raddoppia McKenny, e a questo punto Ken McKenny, due giocatori discussi, diciamo che le scelte di Allegri continuano ad essere ripagate. Dal punto di vista del tabellino e del risultato di questa sera, indubbiamente McKenny, l'abbiamo detto prima, un giocatore altalenante nelle sue prestazioni, però sicuramente sa andare a cercare il gol, sa inserirsi. In questo caso è riuscito a mangiare il tempo al suo marcatore diretto ed è riuscito ad andare a insaccare il pallone con un colpo di testa molto preciso all'interno dell'area piccola. Anche in questo caso, lo dicevi tu, però la difesa dell'Empoli non c'è parsa impeccabile. Ebbene, un calcio d'angolo, i difensori ci hanno pure il portiere piazzati. Rivediamo, McKenny non è altissimo, però è molto bravo di testa, aveva già segnato in Champions a Parigi nella partita che la Juve ha perso col Paris Saint-Germain 2-1, ma il gol di McKenny aveva rimesso in gara i calcio d'angolo. 4 battuti dall'Empoli, porta alla nostra sinistra, vediamo che alla battuta per la formazione juventina c'è ancora Juan Cuadrado, migliorato nel secondo tempo, e infatti palla dentro, l'arbitro dice che è gol, con Line Technology sul colpo di testa da parte della Juventus di Rabiot, che colpisce Vicario, ha fatto una gran parata e l'aveva ricacciata indietro, però l'arbitro con ampi gesti ha detto: ha vibrato il mio orologio, Goal Line Technology, e questa è una cosa che raramente fallisce, perché è davvero una tecnologia al millimetro, e quindi Vicario se la può prendere, però il suo bell'intervento diventa vano perché segna pure Rabiot. Io continuo a dire sulla confidenza di Rabiot, angolo di Cuadrado, la palla ha varcato seppur di poco la linea di pochi centimetri, era stato bravo Vicario, ma la palla ha oltrepassato la linea bianca, la Goal Line Technology non sbaglia, anche lui Rabiot, una delle scelte di Allegri. Insomma, nel post partita ci sarà da parlare. Kane, McKenny, Rabiot sono tre uomini che Allegri ha difeso e che gli stanno regalando questo secondo successo consecutivo, che è il primo in questo campionato e che a questo punto non dovrebbe essere più in discussione. Sì, insisto, non solo il gol ma anche la prestazione di Rabiot, avevamo sottolineato già il dinamismo e l'importanza nel corso del primo tempo, negli inserimenti e prima ancora nel recuperare i palloni. Il gol è un premio a questa prestazione, un giocatore che sicuramente va avviandosi con il passo migliore verso i mondiali del Qatar, e che però è un giocatore a questo punto pienamente recuperato anche alla causa bianconera.
che l'ha fatto. Poi la storia però porterà questo risultato, Juventus 3 Empoli 0, e sembrerebbe una partita stradominata, addirittura ancora la Juventus che va a segnare il 4-0. Questa volta la bambina resta basta, e ancora Rabiot addirittura che segna la doppietta. Io qua ho qualche dubbio sulla posizione di Rabiot, questa volta il guardiano lombardo tiene la bandierina bassa, vedremo se ci sarà un intervento VAR, forse partiva da dietro, però in pieno recupero arriva ancora Rabiot, diciamo che la sensazione era quella e il punteggio poteva ancora cambiare, perché la Juventus continuava a creare occasioni e perché l'Empoli in difesa non c'era più. È arrivato questo gol di Rabiot, vorrei vedere se ci sarà un intervento VAR, un'azione, palla a terra, inserimento da parte della Juve, un tocco di Rabiot sul centro di Danilo, e bisogna vedere se Rabiot è in linea con il pallone, perché è indubbiamente al di là degli ultimi difensori, bisogna capire se è in linea con il pallone. Credo che ci sarà un controllo VAR, o meglio è già in corso il controllo VAR, il pallone comunque è stato messo nel cerchio di centrocampo, si prolungherà probabilmente il recupero, no, non c'è neanche il controllo VAR, perché il gol di Rabiot è buono. Juventus 4 Empoli 0, doppietta di Rabiot, insomma non siamo abituati a vedere Rabiot in doppia marcatura in una partita. Però conferma le nostre impressioni, lo avevamo visto molto in palla, il centrocampista francese della Juve, addirittura la doppietta, a sottolineare questa sua prestazione, a sottolineare il pieno recupero di un giocatore fondamentale per gli equilibri della Juventus, e non a caso in panchina se la ride Massimiliano Allegri. Questa sera tutte le sue scelte si sono mostrate azzeccate, non solo la Viola, hai detto prima, ma anche Moise Kean, che ha segnato il gol che ha rotto l'equilibrio della partita e si è reso protagonista di una prestazione davvero molto molto importante. Intanto l'arbitro mette il fischio.